Mi sono inventato l'omaggio Demetrio Stratos nel 1996 con l'aiuto di Guido Bellacchioma e l'assessorato del comune di Finale Emilia. Poi da lì le cose sono cresciute e siamo arrivati praticamente alla 18ª edizione e spero di poter fare una bella 20ª edizione. The contact from Raffaello Regoli, and he proposed me to come here. And when he knew that I was the person who gave a lesson to Demetrio Stratos, he was very pleased to invite me. It was in 2007. This is the first time that I come here, and I think that is a very good idea because I love Demetrio Stratos, and then I discover the person who had the idea, the good idea, to memorize Demetrio Stratos and the way of to organize the very good festival, even if it was very small, but it's very condensed and it has a lot of interesting things that we can find in this festival. Io sono Boris Amundelli, faccio il cantante, jazz, questo è quello che dicono, e la cosa mi fa piacere perché il jazz mi piace molto, io faccio sempre la battuta, che mi chiamano cantante jazz perché non sanno dove piazzarmi, che poi è vero. Perché sono qua, quali sarebbero i miei obiettivi per la giornata di oggi, come sono contestualizzati all'interno questi 3 giorni fatti, giusto? L'omaggio Demetrio Stratos l'ho conosciuto tra il 2007 e il 2008. È stata una bella storia, è stato grazie a colui che poi è diventato un amico, che è un amico dell'omaggio Demetrio Stratos, il suo nome è Loris Furlan. Io contattai, ricordo bene, Loris in quanto responsabile della Lizard Records, facendogli ascoltare un mio disco che sarebbe poi uscito di lì a poco come autoproduzione, si intitolava Insanology. Loris fu estremamente carino, disse che aveva apprezzato molto il mio disco e con grande piacere e grande onore mi disse che esisteva in questa zona di Alberone di Cento, quindi in questa area ferrarese, un omaggio a Demetrio Stratos che era nato dall'idea di una persona che poi è diventato un caro amico, Raffaello Regoli, che appunto amico e allievo a suo tempo di Demetrio Stratos aveva deciso di mettere in piedi questo folle progetto di omaggiare la figura di Demetrio Stratos, cercando però di fare un'operazione che non fosse un'operazione
di ricordo triste, sconsolato, una sorta di tributo, insomma quelle cose brutte che ogni tanto accadono in queste operazioni, ma invece che fosse proprio un tentativo di capire se Demetrio fosse ancora tra noi oggi, quindi a partire da quegli anni, che cosa avrebbe fatto. Insomma, questa cosa mi onora molto perché Demetrio da sempre è ovviamente un punto di riferimento per me come musicista e come cantante, quindi partecipai quell'anno e fu un'esperienza straordinaria. Lo fu per l'atmosfera che c'era all'omaggio e lo fu perché fu una delle prime volte, c'è ancora un video che gira su YouTube, peraltro anche guardato abbastanza spesso, in cui io ho fatto e ho potuto sperimentare e provare una delle mie prime esibizioni dal vivo di quello che allora era un neonato progetto, che era quello della mia musica in solo, nata appunto da Insano Rugi. Vedo tutto da qui. Semplicemente mandando una partecipazione al concorso DS nel lontano 2005 e Raffaello, diciamo l'ideatore di questo di questa rassegna, mi disse: guarda, tu purtroppo non puoi partecipare all'omaggio di Demetrio Strasso come diciamo concorrente al concorso, ma ti invito come naturalmente portatore di voce e di libertà espressiva. E quindi quell'anno, era giugno, adesso non mi ricordo precisamente la data, arrivai in questo bellissimo luogo, Alberone di Cento, dove si svolgeva l'omaggio a Demetrio Stratos, e portai quello che era il mio messaggio da allora, comunque un modo di fare musica diciamo fuori dai concetti abituali di quel periodo. Cosa che vi dico, adesso canto e ci vediamo tra poco. Buon viaggio allora. Ding da 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 da
Queste 18 edizioni ho visto passare tanti gruppi, tanti artisti, alcuni sono poi diventati anche molto più conosciuti, altri sono rimasti di nicchia, ma non per questo non hanno valore, anzi probabilmente hanno un valore molto più alto. Posso citare personaggi come appunto Tran Quang Ai, che collabora con noi da diversi anni, insieme ad Alper Tera. Ho visto una crescita artistica e tecnica bellissima. Boris Savoldelli che ci aiuta. Devo citare anche un ricercatore siciliano che ci ha aiutato in questi due anni in cui abbiamo avuto i problemi del terremoto, ed è Renato Miritello. Anche lui fa una bella ricerca sull'uso della voce, del fischio, il fischio nelle mani e cose del genere. Diciamo che 18 anni di questa rassegna ha dato luce e visibilità, anche se di nicchia, comunque a tanti artisti. Se Genoma è più un'orchestra solitaria o una solitudine orchestrale? Ci siamo, è una solitudine orchestrale. Il concetto è questo: io attraverso queste cose che farò ho un duplice obiettivo interno, che è quello di conoscermi e di curarmi soprattutto. Poi c'è anche un aspetto invece esterno che riguarda il, per dirla con Pierre Schaeffer, il decondizionare l'orecchio. E inoltre c'è il problema di, per dirla con Ivan Illich, invece decostruire in qualche modo l'immaginario. C'è un motto, no, che noi dovremmo far nostro anche per questa serata, che credo sia assolutamente... Ce ne sarebbe un altro, ma non è molto... Non va bene. No, a me piace molto comunque, che è quello di decolonizzare l'immaginario. Decolonizzare l'immaginario, certo. In 2007, Raffaello Regoli invited me for the first time to take part in the festival. I was happy to perform, one evening concert, and also at the same time, I had the workshop of overtone singing, and this vocal technique was developed also by Demetrios Stratos in his teaching, in his singing, and so the combination of concert on rock music, or the hard rock music, and also the different style of overtone singing and other styles of voice is very important. And then I have been invited many times after 2007. Comment vous respirez normalement? Comment vous faites? Le chant diphonique, c'est le contraire.
Partecipazione attiva all'omaggio, come dicevo nella precedente domanda, è stata proprio nel 2008 su invito di Loris Furlan e poi di Raffaello Regoli. Appunto, è stata un'esperienza veramente straordinaria. Straordinaria perché, come dicevo prima, mi consentì di sperimentare, provare davanti a un pubblico preparato, un pubblico che era avvezzo alla musica diversa, alla musica in parte di avanguardia, ma diciamo in generale la musica non convenzionale, non mainstream. Mi consentì di provarlo e mi consentì di conoscere anche un sacco di persone. Spero di aver potuto condividere una parte dell'entusiasmo che io ho sempre provato per questa rassegna. Chi mi conosce lo sa, per me è sempre stato un onore, un piacere, sin dalla prima edizione, poter partecipare alla rassegna. E un onore e un piacere è stato, e lo è sinceramente tutte le volte, avere un luogo in cui incontro delle persone a cui sono molto legato affettivamente e con le quali posso condividere, e possiamo tutti insieme condividere, questa bella idea che è stata appunto l'omaggio a Demetrio Stratos. Il progetto prevedeva voce e strumenti elettronici, chitarra e strumenti elettronici, che non vedete. Vi riproponiamo la cosa più a crudo. Il risultato sarà meno mainstream. Questo è per seguire comunque il discorso di Demetrio. Siamo venuti fin qui perché Pat è arrivata seconda, o meglio, con il suo progetto con mio nonno. Mio nonno è Lino Liguori, che è un batterista, ed è un batterista, suona ancora tuttora con me e con lei, è venuto anche su in Germania, 87 anni. Chiaramente quando si hanno 87 anni, se si ha un minimo acciacco, non si è pronti a venire. Quindi... riscoprire un po' quello che avevo visto e imparato un po' sulla chitarra e quindi effettistica
nostalgia. E ho capito in maniera cosciente che la musica è il suo, che fa parte di un sperimentale, a partire dal braccio, il canto che facevi da fare. Non ho fatto studi, infatti sto pensando di comunque qualcosa, di farla, studiare la voce. La mia partecipazione è stata in data 2005, giugno 2005, e creativamente ho contribuito semplicemente apportando quella che è il mio bagaglio di vissuto nell'ambito musicale e vocale. Quindi da quella data lì ogni anno ho partecipato a tutte le manifestazioni, contribuendo anche a creare questo diciamo settore didattico della manifestazione in relazione a tutto quello che è la sperimentazione vocale. Quindi creativamente ho contribuito apportando quelle che sono le idee prettamente didattiche e poi naturalmente apportando in ogni manifestazione un'apertura di una giornata di quello che è il mio continuo evolvermi nella sperimentazione. Segna, potrei dire che non è possibile, ma in realtà sarebbe auspicabile migliorarla sempre e comunque. Tutte le idee che vengono da fuori e anche
durante gli anni, chi mi scrive su Facebook butta e dà qualche consiglio, cerco di prenderlo e di usarlo nel migliore dei modi. Allora, siccome che il divertimento è la base di tutto, io ho praticamente 60 anni e voglio divertirmi ancora, io cosa faccio? A volte prendo il treno, a volte prendo la macchina e vado a Riva del Garda, dove ci sono altri tre scalmanati, sempre più o meno della stessa età. In 2015, to celebrate the 18 years of the festival homage to Demetrio Ostratos, I have found that there are some improvement, changing of the place, and also the organization of how to develop the different places with the different music, especially the combination of the one workshop in three aspects, overdone singing with me and Albert Herrera, who presented all the combination of voice and rhythm. And the third is with Boris, who created the electronic music and with the new machine to create the sound, modifying the sound and so on. And then the improvement is participant can receive a certificate and with the signature of the three teachers. And this is very important because everyone who wanted to take part, to participate in any workshop, they would have to receive something from the organizer. And this is like the proof of the teaching at the festival. And I think that if Raffaello Regoli continue to organize the festivals in the future, and I think that it will attract many people from different parts of Italy to come and join and to study, because after the workshop they can have something to prove that they have learned something from the festival. Thank you.
Sono qui all'omaggio del Metro Stratos 2015, sono venuto a conoscenza di questa rassegna che viene fatta in omaggio a questo grande artista che ha segnato in modo pazzesco la musica italiana, soprattutto per la sua sperimentazione sulla voce. Oggi tanti altri cantanti seguono le orme, no? In qualche modo comunque l'insegnamento, la strada che ci ha in qualche modo indicato, quella dell'esplorazione vocale, e la rassegna in suo omaggio è, credo che sia il momento più alto che la nostra amata Italia ha a disposizione. Questa è la 18ª edizione. Raffaello Regoli teneva adesso fino a poco tempo fa, prima del terremoto, ad Alberone di Cento. Oggi si è spostata qui nella Rocca, una location molto, molto bella, c'è un'acustica meravigliosa. Con Raffaello ci siamo conosciuti da Facebook, semplicemente Facebook, e poi da lì è nato un modo per incontrarci e insieme, insomma, collaborare, cercare di fare qualcosa insieme. E diciamo che è stata una fortuna poi per me, per scoprire poi un mondo che forse pochi raccontano, e questa è una triste cosa, perché questa cosa oggi vive ancora, anche se in maniera, insomma, piccola, ridotta, forse solo per pochi amatori, però è bello portare avanti una tradizione che Demetrio ha cercato di introdurre nella musica italiana molti anni fa. Ci ha regalato un sogno incredibile, quello di poter suonare la voce. Io credo fortemente che sia necessario oggi cercare di portare questa disciplina anche nei conservatori, perché di questo si tratta, di conservare una tradizione. Io sto cercando in qualche modo, assieme appunto a tanti sperimentatori che ci sono anche oggi qui, di portare avanti qualcosa che sia utile alla cultura del nostro paese. Esplorate la voce, perché la voce è il suono dell'uomo. Qual è la caratteristica del microfono di Nico, in sintesi? Microfono molto semplice. Quando parlo di semplice, semplice perché molto difficile da rompere, quindi resistenti come componentistica. Se cade non devo prepararmi con un cartone animato, ma probabilmente non si fa niente. Semplice nel senso che funziona più o meno su tutte le voci, perché attenti, questo è un elemento fondamentale. Il microfono dinamico, per la sua costituzione fisica, ha una coloritura. Sembra la banalità, però ho visto tanta gente toppare clamorosamente. Si va in un negozio, possibilmente rifornito da più marchi, che abbia almeno 4 marchi, 5 marchi, ok? Perché almeno li provo. Possibilmente facendo dei suoni che siete in grado di ripetere. La strofa di una canzone, una nota, due note, cioè una cosa che sia, che voi siete in grado di emettere in maniera precisa, costante e possibilmente uguale. Vediamo di riprendere le stesse caratteristiche, se ve le siete segnate, poi me le ricordate, così non vi faccio creare confusione. Primo elemento, purtroppo, a differenza dei microfoni dinamici, il microfono a condensatore è estremamente delicato, perché la componentistica del microfono a condensatore è di maggior livello ed è molto più fragile dei microfoni dinamici. Ha altro elemento economico, costa mediamente il doppio di un microfono dinamico. Seconda caratteristica, non ha coloritura, anzi, la bellezza e la bontà e la qualità del microfono condensatore sta nella neutralità del medesimo. Infatti, viene detto il microfono di quelli che sanno cantare. È un microfono che non perdona. È un po' come quando vedo arrivare un chitarrista, è un po' come quando sentite il chitarrista metallaro che c'ha in marcia la pallettone con le super distorsioni, che fa un bicordo e ha fatto il mondo, e quando invece sentite il chitarrista jazz super figo col suono, col suo bravo Polycom, con la chitarra semiacustica che fa le scale, se sbaglia la minima la sentite, non perdono. Stessa cosa vale per il microfono condensatore. Come vedo progressivo succedersi, come un qualcosa che, nonostante le mille difficoltà economiche che la realtà italiana vive, che la realtà della musica italiana vive,
nonostante le terribili difficoltà che sono state quelle concrete di questo orribile evento del terremoto che ha colpito tutta quest'area, ebbene nonostante tutto la passione, perché è l'elemento principale che muove questo omaggio, la sincera passione, vorrei ricordarlo, cioè il fatto che tutte le persone che partecipano a questo evento, a partire da colui che l'ha organizzato, l'ha inventato, cioè Raffaello Regoli, da questa operazione non guadagnano nulla. Ed è anche la bellezza nella drammaticità della cosa, cioè il fatto che comunque un gruppo di persone, più o meno ampio, ogni anno decide di dedicare una parte del proprio tempo per condividere una passione e nel nome di Demetrio Stratos decida comunque di proseguire e di continuare la passione verso le forme musicali che non siano delle forme convenzionali. Viviamo un periodo in cui tutto è standardizzato, tutto è fortemente legato o a principi di carattere economico o anche a principi stilistici che sono, a mio avviso, fortemente legati e fortemente vincolati. L'omaggio a Demetrio consente a tutti i musicisti di liberarsi era più o meno ampia per più o meno tempo in alcuni giorni e dire qualcosa rispetto a quello che loro hanno da dire, ritengono di avere da dire rispetto alla loro arte e alla loro musica. Credo che sia veramente un'isola felice e lunga vita l'omaggio a Demetrio Stratos. Dovrebbe funzionare meglio con musica. Suona più Pietro. Questi 18 anni di attività, come ho anche descritto, io faccio parte degli ultimi 10 anni, in cui gli ultimi 3 anni c'è stato uno step di riflessione con un azzeramento, diciamo, del 2012 per rinascere nel 2015. Io penso che la progressione è stata semplicemente di costruire una linea d'accordo di insieme sugli intenti di quello che poi la manifestazione Omaggio a Demetrio Stratos, secondo la filosofia di Regoli, deve ricondursi sicuramente a un principio di libertà e a un principio di coordinazione comunque anche di intenti e di obiettivi. Migliorare sicuramente, come tutte le cose si possono migliorare, magari nell'aspetto organizzativo io sono un po' contro attualmente a una gratuità senza il giusto peso alle cose che vengono proposte. Si costruisse una caparra nell'ambito delle attività didattiche, il sapere che il numero degli iscritti sarà quello, che comunque si dia il giusto valore anche alla proposta gratuita, che è quindi anche un sacrificio da parte di tutti per portarsi che i ragazzi possano acquisire di dati e crescere naturalmente in relazione a quello che gli viene proposto. Non è portare questo a un livello commerciale, ma è il senso di questa società, che ormai la gratuità non ha più valore, quindi il senso per far sì che una cosa possa essere funzionale e recepita bisogna dargli il giusto peso, di una manifestazione che comunque parte da un principio sicuramente di gratuità e di libertà e di condivisione. It's possible, you know, to improve the quality of the Omaggio a Demetrio Stratos. For example, Raffaello Regoli can open the door of the festival to the young generation. They represent the future. Regoli can organize, you know, that the workshop or the mini concerts for children from the kindergarten, primary school. I'm quite sure that they like music, and even if, you know, that they don't understand, you know, the language, but for the music, only the sound that can impress them, and they can learn something from the teaching of voice, of musical instruments and other things that they can join. And this
manner will help the children to develop their creation on rhythm, on music, on melody, and it is a very good, a big help for them to discover the music that they listen to every day, but they don't know how to do and how to get it in the proper way. And I think that this is one of the possibility of improving the quality of the ODS. Va bene, a questo punto vi facciamo ascoltare un pezzo. Sì, però dovete piantarlo. La rossa canzone dura la bellezza di 8 minuti. Un aspetto importante comunque di questa rassegna è la gratuità di tutto, dai laboratori ai musicisti che vengono, si autosponsorizzano, spendono di tasca loro, qualche volta riesco a dare qualche contributo per benzine e cose del genere, qualche volta non riesco perché i fondi sono veramente pochi, ma vedo che questi artisti, pur di esserci e di contribuire, si fanno in quattro e vengono. Quindi anche senza grossi fondi come magari potrebbe avere la produzione di un'opera lirica o una produzione teatrale di alto livello, noi riusciamo comunque a sopravvivere e a farlo. Devo anche ringraziare tutti i volontari che in questi anni mi hanno aiutato distribuendo piadine, pulendo, gestendo il bar, costruendo il palco dentro al cortile dell'abside, e mio figlio Federico che ha gestito e fatto i documentari video, mia figlia Simona che ha gestito le grafiche di queste edizioni e soprattutto una persona speciale, colei che mi supporta e sopporta, quella che senza di lei, praticamente lei è la colonna portante dell'omaggio a Demetrio Stratos, Tamara. Dissociazione tra politica e musica. Io non penso che la politica in questo momento ci possa aiutare, ma non perché non voglio, ma proprio non ci sono i mezzi necessari per poterci aiutare. Lavorerei proprio sulla sensibilità della musica nella quotidianità. Credo che la manifestazione non parta solo nel momento in cui c'è, ma neanche in una preparazione, una preparazione. Diciamo che un finire di una manifestazione vuol dire l'inizio della prossima edizione. Il giorno X, quindi il 28, domani, ci sia la nuova manifestazione con un nuovo intento, magari con le nuove migliorie. Quello che posso dire quest'anno rispetto agli anni scorsi è una miglioria notevole dell'impianto di amplificazione, della location, magari un po' meno intima come era l'abside, però comunque per noi artisti
almeno per quanto riguarda me, cantare con una giusta strumentazione, con una giusta esecuzione nell'ambito della rivalutazione di quello che è il sistema artistico che ieri è stato anche proposto. Ieri secondo me è stata una delle manifestazioni con una qualità molto alta della musica proposta. Che dire, la manifestazione nasce con un grande intento di far sì che chi si sente isolato possa trovare un luogo comune per potersi esprimere. Ognuno di noi è libero di esprimersi come vuole, ma ha bisogno anche dei luoghi per potersi esprimere, quindi credo che ODS sia il giusto luogo, ecco, per poter lavorare per amare e lavorare per costruire un mondo sicuramente non tanto migliore ma più libero, perché poi dopo la miglioria è soggettiva, ma la libertà credo che sia un diritto di ognuno di noi. For the auto-production spirit of the ODS, I think that for the years to come, and even, you know, from the beginning till now, I have noticed that there is a big improvement in the quality of the shooting and the quality of the apparatus and also of the idea of how to create the good film, and thanks to Federico Regoli, who organized and who has improved himself by learning the new techniques, and he makes a better and better production, auto production, for not only that to show to the people, but also to keep in the archives and to recollect on the different moments of the ODS, and also for maybe that in future this is the memory of the humanity, and also the picture of how the people think of Demetrios Stratos, who was one of the biggest singer in Italy and in our time. I think that I appreciated, and I appreciated all the films made by Federico Regoli from the years I knew him when he was a young person, and now he's become a very important person of this production, and this is the spirit has changed but improved years after years. I'm very happy to be part of the festival, and I hope that I will continue to be part of this beautiful festival in the future. Cosa ne penso della scelta di autoproduzione e autofinanziamento dell'omaggio a Demetrio? È una grande forza, ed è un elemento di condivisione che secondo me in questo momento è fortemente controtendente e estremamente coraggioso. Raffaello c'è sempre riuscito, dico Raffaello perché al di là dell'amicizia personale che mi lega a lui, lui è l'omaggio a Demetrio Stratos. Se domani mattina Raffaello decidesse di smettere con l'omaggio a Demetrio Stratos, sono assolutamente convinto che tutti gli amici che come me l'hanno sempre sostenuto in questi anni, che hanno avuto ruoli diversi più o meno importanti nell'organizzazione, smetterebbero, perché andrebbe a terminare, come dire, un percorso che è troppo fortemente legato a lui. La scelta che lui ha fatto, e che questo festival di conseguenza ha fatto, di autofinanziarsi e quindi di uscire completamente dalle formule, come dire, a volte anche ricattatrici della sponsorizzazione, che possa essere privata o politica, sia una scelta di grandissimo coraggio. È una scelta che necessariamente confinerà sempre il festival ad un numero limitato di persone, questo è indubbio. Se ci fossero i finanziamenti, il festival potrebbe assumere dimensioni molto più importanti, ma credo che rischierebbe, come purtroppo è accaduto ad altri festival in Italia e anche all'estero, che perderebbe in qualche misura, snaturerebbe la realtà e la natura che lo rende veramente vivo e importante com'è. E quindi condivido, l'ho sempre condiviso dal primo giorno, e l'ho sempre detto a Raffaello quando
abbiamo discusso di questa cosa, condivido appieno questa scelta, che è una scelta di una meravigliosa anarchia, nel più bello e puro senso dell'anarchia, come ce la ricordiamo dai libri di storia della fine dell'Ottocento. E quindi non posso che condividere questa posizione, non posso che ritenere che un festival del genere, per continuare ad esistere come esiste, deve avere un po' quella piccola spocchia, nel senso buono, di essere una cosa per pochi. Pochi ma buoni, come diceva anche il buon Renzo Arbore quando faceva le sue trasmissioni, che poi per fortuna sua invece erano guardate da milioni di persone. A noi probabilmente di farci vedere da milioni di persone ce ne importa poco, ci importa che però ogni anno, e questa è una cosa che sono riuscito a vivere, pur non essendo tra i primi ad essere entrati nel festival, ma onorevolmente dal 2008 a questo festival sono molto legato, una cosa che questo festival è sempre riuscito a fare, cioè di anno in anno, vuoi per i musicisti coinvolti nella esibizione, vuoi per le persone coinvolte nelle masterclass, ogni anno si riesce a raggiungere un maggior numero di persone, persone diverse, soprattutto persone che capiscono lo spirito e che rimangono legate in misura diversa a questo festival. E quest'anno, devo dire, abbiamo avuto un bellissimo regalo da parte dell'assessorato alla cultura del Comune di Cento, una convenzione per cui per 3 anni riusciamo ad avere un finanziamento, seppur minimo, comunque un finanziamento che ci dà opportunità e possiamo fare qualcosa di più. Prenderemo lo stipendio alla fine del mese? Arriveremo alla pensione? Saremo liberi? È la nuova divinità del 2000. Boh. Io vorrei un applauso, boh, che è la divinità, per questi fantastici ragazzi che questi 2 giorni hanno dato veramente tutta la loro passione, tutto quello che è l'energia di qualcosa che si chiama canto. Loro sono i cantori demetrini. Ringrazio Raffaello, ringrazio tutti, ringrazio i miei compagni di viaggio, Tran Guancai, Boris Savoldelli, che sono qua presenti. Ringrazio tutto lo staff dell'ODS, ringrazio tutti voi e ringraziamo fortunatamente che esiste la musica. Ciao. Ah, dimenticavo, se ognuno di voi suona uno strumento sicuramente non avrà un'arma in mano. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Albert. Ciao a tutti i ragazzi.